Tempo, ma di cosa stavate parlando? Non sono entrata. Di Enzi. Ah,
10 volte peggio, no? Che cose 10 volte peggio, Lucy? Certo, si può sempre fare qualche gioco di società. Ma se poi va a finire come l'anno scorso, povera Gerda, non potrò mai perdonarla. E pensare che è così gentile. Quando uno è gentile, chissà come mai sembra sempre un po' scemo. Deve essere una legge di compensazione, che ti dirò, ma le sembra anche giusta. Lucy, di che cosa stai parlando? Ma del weekend. È un tale sollievo averti qui, sei così saggia. Sono saggia, sì, ma non ho ancora capito di che cosa stai parlando. John è simpaticissimo, brillante e pieno di te. Tutti i medici di successo sono così. Quanto alla povera Gerda, bisognerà sforzarsi di essere molto gentili con lei. Ma non esagerare, povera Gerda. Ma non ti ricordi che occhi ha? Sembra una mucca preoccupata. E non capisce mai quello che le si dice. Lucy, forse non capisce quello che tu le dici. E non so darle torto. Parli con la velocità del pensiero, procedi a tanti. Anche le scimmie saltano. Per fortuna c'è Arietta. In primavera è stata bravissima. Giocavano alle sciarade, agli anagrammi, a uno di quei giochi di società. E quando tutti avevano già finito, ci siamo accorti che la povera Gerda non aveva neppure cominciato. E anzi, non aveva nemmeno capito come era il gioco. Non è terribile? Lucy, tra i giochi di società e la tua conversazione mi domando ancora perché tutti vengano volentieri a trovarti. Hai ragione, siamo insopportabili. Meglio non parlare, parliamo di niente. Ti do un consiglio, evita i giochi di società, non parlare una volta sulle tre cose davanti a Gerda e metti in rietta a dissipare momenti di imbarazzo. Tutto bene, se non venisse Edward. Edward? È vero, perché l'hai invitato? Non l'ho invitato. Ha telegrafato o si poteva venire. E sai com'è suscettibile? Se gli avessi risposto di no, non si sarebbe fatto più vivo. È fatto così. Sì, lo so, lo so. Se Arietta si decidesse a sposarlo, sono sicura che mi piace. Peccato solo che questo weekend non possano star soli per via dei call. Quando sono insieme, John ha un'influenza pessima su Edward. Uno fa il più e uno il di meno. Non so se riesco a spiegarmi. Sarà tutto molto complicato. Sì? Il signor Edward. Edward, caro, stavamo giusto dicendo come sei stato gentile a venirci a trovare. Lucy, Lucy, sei stata tu gentile a lasciarmi venire. Ma c'è anche la piccola Midge. Come sei cresciuta? È da anni che sono cresciuta. È probabile. Ma non me ne ero mai accorto. Lo so. Adesso il tempo si è fermato. Mi ricordo di te in quei giorni di vacanza, quando era ancora vivo lo zio Yu. Lucy, dovresti venire un po' più spesso adesso. È ancora tanto bella. È vero, è vero. Mi scusi, lei. La signora Midway vorrebbe parlarne. Non sa cosa preparare come non prego. Fegatini di pollo. I macellai ignorano l'importanza dei fegatini di pollo e scommetto che non sono neppure arrivati. Sono arrivati, milady, ma la signora Midway non è sicura. Tante volte penso che lui si soffra pensando a Denzel. Perché? Era a casa sua. Se fosse stato un uomo, la casa sarebbe toccata a lei. Credi che si senta defraudata? No, anche tu sei un Anderlecht. E Anderlecht sono molto uniti, si sposano sempre tra cugini. Lo so, ma lei ama molto Esme. Sì, più che qualsiasi altra cosa al mondo. È così intensa l'atmosfera di questo quadro che è la sera stirata per tutta la casa. Ma se pensi che Lucy si senta defraudata, ti sbagli. Non lo so, sai, non riesco mai a capire quello che ha in mente Lucy. Forse è il suo fascino. Sì, è la creatura più affascinante che conosco. E anche la più irritante. Oh, Isla, ci avrei arrivato. Henrietta, che piacere vederti. Come va, Denzel? È il massimo dello splendore. Amici carissima, appena arrivata. Dovresti venire un po' più spesso, Denzel. Lo so. Ti ricordi come ci divertivamo da bambini? Oh, sì. I commercianti sono come dei giardinieri. Si approfittano sempre della nostra incombenza, non è vero, Ivan? Sì, i giardinieri, infatti, invece, sono
fatto l'amore? Il mio lavoro. Forse è finito che una grande struttura in legno di femminile per il gruppo internazionale. La vuoi vedere? Certamente. E laggiù, nel cosiddetto cantuccio per la colazione. A dire il vero, l'agente immobiliare che ha venduto la casa a Rio si era definito così, eh? Grazie al cielo, non ho mai fatto colazione in un cantuccio. Il titolo è Adorazione. È una figura molto espressiva. E anche il materiale è bello, che legno è? Legno nero. È una figura inquietante. È quasi sgradevole. Il collo così spinto in avanti, le spalle curve e quell'atteggiamento di umiltà misto al fanatismo del viso. È lo sguardo, no? È cieca. Che cosa guarda se non vede? Non so, forse è suo Dio. Povera Henrietta, vedete, tutti niente! Carini quei pinguelli! Bisognerebbe osservarli con il binocolo. Ci sono ancora gli errori adesso. Oh sì, vicino al fiume. Com'era bello vicino al fiume. Perché mai avrà detto povera Henrietta? Lucy non è cieca. Henrietta, scusa. Dovreste fare una passeggiata con me, sai? Sono stato parecchie ore in macchina e ho bisogno di sgranchirmi un po'. Volentieri, anche io ho lavorato tutto il giorno. Tu non vieni, Mincio? No, no, grazie. Aspetto Cole per dare una mano a Lucy. Viene anche il dottor Cole? Sì. Avrei preferito saperlo prima. Perché? Perché sarei venuto un'altra volta. Oh, Igor. Dice che dovete farmi chiamare collaboratore.
piani. È più o meno quel che sei. Lascia che ti dica, ragazza mia, tu sei stata molto fortunata a capitare in una casa dove si apprezza ancora la professionalità. Sono pochi ormai quei signori in grado di accorgersi se tu giri intorno al tavolo dalla parte giusta, dalla parte sbagliata. Hai ragione, però secondo me sua signorina è un po' strana. Non l'ha vista poco fa con quella ragosta presa di una cordicella? Sua signoria talvolta è assorta nei suoi pensieri, per non dire distratta, ma che fortuna in questa casa ci sono io. A evitare ogni complicazione. Devono essere i signori. Vai al piano di sopra e aiuta la signora Silvia a leggere. Sì, signor Gilio. Ma
sarà anche Henrietta. Sono contenta. È molto simpatica Henrietta. Sì, è simpatica. Chissà se ha finito la mia scrittura. Non capisco perché mi abbia chiesto di farmela modello. Sembra molto strano. Ma si può sapere che sono finiti tutti? Dicono si usa più a me che contro gli occhi. Quest'inverno abbatterò qualche angolo sul viale, così si vedrà meglio il fiume. Mi sembra una buona idea, Iva. Oh, Gerda, ben arrivata, come va? Tu conosci, guarda, Gerda, come va? Dove c'è? È andata già a cercare le bianche. Oh, ma è impossibile trovare qualcuno in questo giardino tutto alberi e cespugli. Sì, e anche tra poco fa tutti i colori dell'autunno. Sì. Scusate, signore, io vado a cambiarmi. L'autunno fa ripensare al passato. Ci si trova a ricordarsi di molte cose. Guarda, vuoi che andiamo fino a cercare gli altri? No, grazie. Beh sì, andiamo, una buona idea. Guarda, perché vieni qui per il weekend quando a te non piace affatto? Ma non è vero che non mi piace. La campagna è così bella. Poi vediamo, che è sempre gentile con me. Lucy, Lucy è tutt'altro che gentile. È ben educata, quello sì, è spesso disumano, crudele, ignora i sentimenti e i pensieri della gente comune. E poi Gerda, a te non piace venire qui, e lo sai benissimo. Sì, però a John piace tantissimo. Certo, a John piace molto, ma perché non lo lasci venire da solo? Non si divertirebbe senza di me, è troppo altruista. Io penso che la campagna mi faccia bene, ma quando ci sento una rietta va tutto bene. Grazie, grazie. Tante cose da fare prima di partire. E John è sempre così impaziente. Anche adesso, per esempio, non sono sicura di aver fatto bene i rubinetti del bagno e non ho nemmeno lasciato la lista delle cose per la lavanderia. Ma quello che mi preoccupa di più, Henrietta, è il latte francese. Quando non ci sono io, i bambini non l'ascoltano. Non vorrei esagerare, si tratta di 2 giorni soltanto. 2 giorni d'inferno sopportati allegramente per amore di John. Penserai che sono in grado. Mentre tutti qui hanno solo gentilezze per me. Anche le cameriere ti portano la colazione a letto. No, qualche volta. Oh, sì, sì. Qualche volta ti ritirano i vestiti così bene che non li trovi. Oppure ti preparano le scarpe sbagliate. Lo so, Gerda, ma bisogna imporsi. Io non sono capace di impormi. Vabbè, cambiamo discorso. Come va la loro maglia? Oh, per adesso ho messo da parte la maglia e mi sono dedicata al cuoio. Vedi questa? L'ho fatta io. Davvero, Gerda? Ma come sei brava! Però anch'io ho qualcosa per te. Aspetta. Ecco qui, Gerda. Oh, è niente che per me. Ma è bellissima. Sono contenta. Mi piace tanto. L'hai fatta tutta mano, scolpita. Sì, brava, è anche questa bella. Il vostro giardiniere sarà che ha fatto miracoli con quelle rose. Terreno qui ideale per le rose. Buonasera, Gerda. Buonasera, Gerda. Come sta, signora? È tanto tempo che non veniva a trovarci. Conosci mia cugina, mi chiami? Sì, ci siamo viste l'anno scorso. Già? Guarda, niente cosa ha fatto per me. Ma perché, Gerda? Ma guarda com'è bella. Non capisco. Ma cosa? Sì? Non sa ancora l'ultima novità. Si ricorda il posto in fondo a Viale? Ha preso in affitto una famosa stella del cinema. Il paese non crede nei loro occhi. La immagino. È bella davvero? Veramente non l'ho ancora vista. Ma deve essere qui in questi giorni. Cosa? Non mi ricordo ancora di due come si chiama. Idina Mar. No, no, no. Come si chiama quell'attrice con i capelli sugli occhi? Veronica Lake. No. Nazimova! Chiediamola a Gideone, lui lo sa di certo. Ma no, cara, ti ricordi? L'abbiamo vista in quel film di Geister. C'era anche un attore. Prendeva l'aereo, sorvolava tutto il Pacifico e poi tornava indietro. C'era anche un bambino insopportabile. San Francisco Story! Esatto. Allora l'attrice Veronica Crane. Oddio. John, mi spiace, proprio lei. Mora con la remoscia. Vuol vedere la sua camera, Gerda? Sì, grazie, così disco le belle. Ne avrei soddisfatta la signora Simon, ma se vuoi salire... Ma dove vengo? Salgo a me.
sistemato l'automobile. C'è ancora posto in garage. Faccendato nelle più diverse faccende domestiche. Era la maestra più malacorata.
cruda che si possa immaginare, ma almeno qualcosa che la tiro occupata. Sei crudele, John. Sono crudele. Sì, non vedi nient'altro che il tuo punto di vista. Perché porti qui Gerda per il weekend quando per lei è un tormento? Ah, oh, sciocchezze. Le fa bene di starsi un po'. Qualche volta mi pare di odiarti. E rientra. Rientra, sì. Solo tu mi vedi la mia società. Lo sai. No, John, non lo so. Dammi qualcosa da bere prima che vada a cambiarmi.
Jerry? Sì, grazie. Vorrei vederti più spesso adesso, perché è un po' che non ti fai vedere. Lo so, ma si resta sempre intrappolati in un mucchio di cose da fare. È solo questa la ragione? No, non è solo questa. E niente, lo sai che comunque parlare. Come tu, io ti voglio bene. Perché non vuoi tornare adesso? Perché non si può tornare indietro. Eri felice di tanti anni fa. Sì, di una felicità perfetta, quella che non sai neppure di avere. Adesso. Adesso. Mi piace pensare che tutto il resto cambia, mentre è sempre lo stesso, immobile nel tempo. Anch'io non cambio mai. È vero, anche tu sei sempre lo stesso. Sì, lo stesso vuole niente. Non dire così. Invece la verità, non sono mai stato capace di fare nulla di importante. Ma forse è proprio questa la tua grandezza. È strano che tu mi dica così, tu che hai così tanto successo. Ma la scultura non è qualcosa a cui decidi di dedicarti pensando al successo. Ti prende, ti perseguita, ti costringe a dare conti con lei. È solo così, almeno per un po' trovi la pace. E questo ti vuole niente, la pace? Qualche volta mi pare di non desiderare altro al mondo. C'è pace, Leslie. Saresti felice. Dovresti sopportare me, ma forse saresti felice lo stesso. E niente, vuoi venire a Desu? È la tua casa, ti ha sempre aspettato. Mi sei molto cara. Mi fa soffrire di no. Allora non ho come dirmi. Mi dispiace. Lo sapevo. Ma speravo che questa volta sarebbe stato diverso. Quando camminavamo prima in giardino, avevi un viso così giovane, così felice quasi come un tempo. No, Gilio, noi abbiamo vissuto nel passato. Il passato, qualche volta è un posto bello per vivere. Sì, ma non si può tornare indietro, è l'unica cosa che non si può fare. È peggio un po' che non vuoi sposarmi, vero? Se al mondo non esistesse John Cole, tu mi sposeresti. Immaginare un mondo senza John Cole. Niente, posso ancora pronta? Posso ancora cena? Vado a cambiare. Hai già preso qualcosa, Igor? Sì, grazie, Eli. Da quando siamo venuti a stare al rifugio, l'abbiamo visto tirarlo. Hai ragione. Piuttosto, come state voi lontano dai impegni ufficiali? Sai, Igor, a volte penso che tu sei sempre stato più saggio di tutta la famiglia. È un'idea molto singolare, dato che io mi ritengo un classico esempio di come si possa fallire nella vita. Il segreto è sapere individuare valori reali, occuparsi di una bella proprietà, leggere, riordinare i libri. Non è facile perseguire scopi materiali. Oh, amici, che bel vestitino. È un'occasione, viene dal negozio dove lavoro. Non dirmi che ti piace lavorare in un negozio. Non l'ho mai detto. E allora perché lo fai? Perché non ti vive di aristocratiche fantasie? Mamma mia, se solo avessi avuto il gatto, Igor. Dice la ragazza ostinata. Non vuole lasciare io mensile, non vuole neppure venire a vivere con noi. Anche se per me sarebbe un incanto vedere girare la mia piccola bici per casa. E tu, Mitch, non vuoi? No, sono povera, orgogliosa e piena di pregiudizi. Non sopporto l'idea che vende vestiti. E allora trovami un lavoro migliore. Ma ci sarà pure qualcosa di più interessante. Ricordati che io non so fare niente di particolare. Sono solo ben educata e so che non si deve perdere la pazienza se qualcuno alza la voce. Vuoi dire che i clienti ti trattano male? Certo, qualche volta malissimo, è il loro privilegio. Mitch, questo non posso accettarlo, se solo avessi saputo... Non devi saperlo, viviamo in due mondi così diversi. Io sono un'agata e solo per l'età. Per il resto sono una ragazza che vive con lo spettro della disoccupazione dietro l'angolo. Allora, mettiti tranquilla e vedi qualcosa. Sembri un gattino che ha rezzato al contropelo. Guarda, che a volte carezza di contropelo senza volerlo. Sono in ritardo, mi dispiace. No, siamo cresciuti. Che cosa posso dare, signor Cole? Gin, sherry? Gin, con... No. Non si può fare da bere.
questa intrusione di piante. Sono la sua vicina. Abito nel cottage in fondo al mare, la Colombaia. Mi è successa una cosa incredibile. Sono rimasta senza fiammiferi con un accendino che non funziona. Mi vergogno, ma non posso chiedere aiuto da altri chiavoni a raggio di chilometri. Ma ha fatto benissimo a venire. Non si può mica stare senza fiammiferi. Certo, è proprio lui. John! John Cole! Erano anni che non ti vedevo. Ma che sorpresa meravigliosa! John è il mio vecchio amico. Anzi, è il primo uomo che io abbia nella vita. Ma c'è vero un marchio di secolo? Mi piacasse. Come il campanello. Non vorrei che mi giudicaste male per questa intrusione. Ma niente affatto, cara. Siamo onorati della sua visita. Mia cugina, la signora Sherry, Edward Angleton e Veronica, questa è mia moglie. Che piacere conoscerla. Ha suonato, mi sì, cedevo le porte una vecchia dottrina di scatole di fermi. Madonna, è così bello vedere nel cuore della campagna, fare degli sveglie, come se le si vicini a Londra. Non immagina che emozione è suscitato in questo suo arrivo. Ma lei deve esserci abituata. Beh, mi hanno già chiesto parecchi autografi. Ma sa, il cottage è lontano dal paese, non ci si sente osservati. Io amo la tranquillità. Gentile, sono per la signora. Le piante non posso accettare. Ma le parla sciocchezza. La ringrazio molto. Anche tu, John, abiti qui vicino? No, io abito a Londra. Vengo qua soltanto per il weekend. Non riesco ancora a credere di avermi visto così per caso, dopo tanti anni. Beh, me ne andrò con mio bruttino. Mi accompagni in fondo al viale, John? Certo. E grazie a tutti, siete stati molto gentili. Ma niente, di niente, cara, di niente. Ora, John, devi raccontarmi tutto quello che hai fatto dall'ultima volta che ci siamo visti. La cena è servita, Milady. Non posso portare il mio amore per andare a tavola? Non vuoi fermarsi a cena con noi? No, no, grazie. John, perché non mi attivare più tardi? Voglio sapere tutto di te. Ti aspetto. E ora... Non c'è risposta, Gedeone. Bene.
Sua signoria è scesa alla fattoria, il signore che mi fa le caccia, il signorino Emige ed orienta sul giardino, signore. Grazie, signore. Grazie, signore. Buongiorno. Buongiorno. Gerda, è già alzata? No, non sentiva bene questa mattina. Ti ho consigliato di rimanere un po' a letto. Anch'io sarei voluta rimanere a letto tutta la mattina. Perché? Però così bello che non ho potuto resistere. Dov'è Pietro? Non so. Era come fino a un momento fa. Forse è all'orletto. Oh, è riuscito John Cole? Sì, è andato in giardino a cercare il rientro. Dimmi, Lucy. Sai, a volte soffro un po' di insonnia. E quando di notte non riesco a dormire, girello un po' per casa. Sì, lo so. Così una metà dei tuoi ospiti pensa ai ladri e l'altra metà ai fantasmi. Beh, non voglio parlare troppo. Ma stanotte ho visto John Cole rientrare che erano in tre. Certo. Chiami per due vecchi amici, chiacchierare fino alle tre è un po' troppo. Chissà che cosa ne pensa Gerda. Ah, bisognerebbe prima stabilire se è in grado di pensare. Sì, anche le molti docili qualche volta sbagliano. Beh, comunque neanche Arietta ha dormito bene stanotte. C'era la luce accesa la sua finestra, anzi mi posso vedere muovere la tenda. Comunque sia, John Cole si è proprio comportato come uno stupido. Mi piace rischiare ed è sempre riuscito a cavarsela. Un giorno finirà con rischiare troppo. Soprattutto questa volta non ha neppure cercato di salvare le apparenze. Ma subito è stato rapito da un'azione magistrale calcolata al millesimo. Tu puoi anche definirlo un'azione magistrale, ma resta da vedere se Gerda e Arietta sono d'accordo. Vado a esercitare e ti ho arrivato. Puoi venire anche tu, vicina? Ma non resta la vita mia, Carluccio. Non vorrei farti un in testa. Cercherò di evitarlo. D'accordo. Non mi dispiace vedere far fuggire una banda di ladri. Tutte le donne dovrebbero saper usare la rivoltella. Ma non ci vuole una licenza per tenere in casa delle armi? Certo che ci vuole. Se mai trovato dove affrontare una banda di ladri? No, ma viviamo con questa speranza. Lucy saprebbe prenderlo sul colpo. Lucy? Certo, è molto più brava di me. Non sbaglia mai la mira. Mi fate paura. Buongiorno. Bianca ha deciso di sterminarsi in una faida familiare. No, anzi sì, perché si esercitare al bersaglio mondiale. Perché non vai anche tu, Arietta? Ma senti, in fondo la primavera scorsa ho anche fatto qualche buon tiro. Tu non vieni, sì? No, prima devo pensare alle uova. Quali uova? Quelli del cestino. Grazie tesoro. Mi ha detto che prendeva il fucile e voleva andare a caccia nel bosco. A dire la verità doveva andare anche Harry, ma poi è venuto qualcuno a parlargli di non so che e così ci ha rifugiato. Ah. Hai lavorato stamattina? No, mi ero fuori. Quando guardo le tue sculture, Rietta, penso che sei molto intelligente. Davvero? Effettivamente mi sembrano delle stupidaggini, ma per questo ti giudico intelligente, perché capisci che non lo sono. Ho sentito che sparirò più che vicino. Ma no, è Harry che si esercita a tirare al bersaglio. L'altra una volta ce l'ha fatta. Andiamo anche noi a provare, Gerda. Oh, è difficile? Ma no, prendi la mira, chiudi gli occhi, prendi il grilletto. Proiettile da dove vuole. Ah.
scandalizzata di tutta l'Inghilterra. Che Dio benedica la sua gentilezza. Ma ora devo proprio preoccuparmi delle mie uova. Sì, delle uova. Siamo stati bene insieme e più amato, cerchiamo di non distruggere quel ricordo. No,
Attento a te, John Paul. Non sapevo che sarei arrivato a odiare tanto qualcuno. Brava! Non sono così ingenuo da credere che per tua moglie che non vuoi stare con me, ma è per quell'altra. Di chi parli? Della ragazza che è entrata da quella porta ieri sera. Ma se non chiamo io, non chiamerà nessun altro. Mettitelo bene in testa, John! Una specie di quartier generale di là in sala da pranzo. Adesso
camera una tazza di tè con delle tegoline di pane imburrato. Un uomo solo. A proposito di uova, mi viene in mente adesso che ho lasciato da qualche parte il cestino. Ho già provveduto io, Milady. E direi in modo più che soddisfacente. Lei non ha nulla di cui preoccuparsi. Sedersi a tavola sarebbe stato eccessivo, ma questi tramezzini così nutrienti sono l'ideale. Se non ti chiedo... Luigi! Poverina, è stata un'emozione troppo forte per lei. E calma, rimani qui. Scusate, mi sto proprio comportando come una sciocca. Ma no, non ti devi preoccupare, capisco benissimo. Ma secondo te? Come ci si sente dopo che si è ammazzato un marito? Non abbiamo dedotto tutti con troppa fretta che c'è stata proprio guerra a sparare. Beh, l'abbiamo trovata accanto al cadavere con la rivoltella in mano. Pensavano ci fossero tutti. Ma forse che ha già qualcosa da dirci, non l'abbiamo ancora ascoltata. A me pare tutto chiaro. E c'è anche da aggiungere che è stata provocata. C'è modo e modo di fare le cose anche in materia di fedeltà coniugale. Scusate. Non riuscivo più a stare in camera mia, sono così agitata. Cara, venga, venga, si sieda, si accomodi qui. Vuole un ragazzino, qualcosa? No, no, grazie. Non riesco ancora a rendermi conto di quello che è successo. Mi sembra impossibile che non sia morto e che non lo vedrò più. Ma chi l'ha ucciso? L'ispettore Calvin vorrebbe parlare con Vienna. La signora Cole è qui, ispettore. Prego, si accomodi. Sì, vuole parlare con me. C'è la morte di John, vero? Non voglio turbarla, signora Cole, ma sono costretto a farle alcune domande. Non mi risponda se non lo desidera. È un suo diritto. Parlare solo in presenza di un avvocato. Le consiglio di fare così, Gerda. Un avvocato? Oh, ma perché? Un avvocato non può sapere come è morto John. Qualsiasi affermazione lei intenda fare, meglio. Mi lasci parlare. È tutto così confuso, mi sembra un incubo. Non riesco nemmeno a piangere, non ho né pensieri né sensazioni. È stata una scossa troppo violenta. È successo tutto così all'improvviso. Io ero scesa a cercare la mia borsa, quando ho sentito uno sparo. Sono entrata in questa stanza e ho trovato già la terra, tutto contorto e insanguinato. Che ora era? Non lo so, forse mezzogiorno e mezzo. E lei dov'era prima di scendere a cercare la borsa? In camera mia. Era salita da poco? Tre quarti d'ora circa. Prima ero stata in giardino perché Serena aveva cercato di insegnarmi a sparare. Ma io non ho facilità con queste cose, infatti non ho colpito il bersaglio nemmeno una volta. E poi ho fatto una passeggiata tanto per muovermi un po'. Sono salita in camera e poi, come l'ho detto, sono scesa a cercare la mia borsa. Dopo lo sparo sono entrata in questo stato e già era terra morto. Moribondo, eh. Ma io pensavo che fosse morto. C'era tutto quel sangue, la pistola, e io l'ho raccolta. Perché l'ha raccolta? Non lo so. Non doveva toccarla? No. E dopo che cosa è successo? Poi sono arrivati tutti gli altri e io ho detto John è morto. Ma chi può essere stato? John era l'uomo migliore del mondo, era buono, gentile, onesto. Era sempre pronto a sacrificarsi per tutti. Io non so pensare altro che un incidente. Non potrebbe essersi suicidato? No. Il colpo è stato sparato da una distanza superiore, hanno detto i denti. No, è stato un incidente. Non è stato un incidente, signor Cole. Non c'era nessun motivo di disaccordo tra voi due. Ragione me. Nessun serio motivo di disaccordo, nessun litigio. Beh, quando veniva molto mi sfidava perché diceva che non sapevo cambiare le marce. Guidare vicino a lui mi ha sempre reso nervosa. Quindi nessun serio motivo di disaccordo. No. Nessun litigio, io e John non abbiamo mai litigato. John era l'uomo migliore del mondo. E adesso non lo vedrò più. Oh, vorrei tornare in camera mia. Ho finito, signora. Vincio, accompagna di sopra. Dia la signora Simon che le porti una borsa d'acqua calda. Sai, ispettore, adorava suonare il piede. Sì.
È il mio primo delitto. Davvero? Certo, lei ci deve essere abituata sempre su e giù a sguinzagliare con gli occhi per restare salita. Beh, non siamo così efficienti. A mia moglie piace molto il cinema, ispettore. In realtà la nostra vita è assai più grigia di quello che si vede sullo schermo. La maggior parte del nostro tempo la passiamo a fare alla gente una quantità di domande inutili. E ora vuol chiedere qualcosa anche a me? Farò del mio meglio, ispettore. Basta che non mi chieda chi ora era, dove mi trovavo, che cosa stavo facendo, perché io non mi ricordo niente. Sono sempre stata così distratta anche da bambina. Non devi scoraggiare l'ispettore, Lucy. Posso venire anche io, ispettore? Grazie, Serena. Sì. Vede, la conversazione di mia moglie è spesso difficile da seguire. Le farò io da interprete. Non fa più tanto caldo come ieri. Perché? Primo perché sta per piovere e poi perché potrebbe sembrare una stranezza. Vuoi dire che un poliziotto si affretterebbe a darmi la caccia nel bosco? Non lo so, non si riesce mai a capire quello che gli passa per la mente quando la situazione sembra così chiara. Pensi a Gerda? A chi altro se no? Vuoi dire che nessun altro poteva avere un buon motivo per uccidere John Cole? Già. E Gerda aveva un motivo? Beh, forse aveva scoperto. Sì, John Cole sembrava impazzito. E lo era. Si era trovato di fronte una passione giovanile, irrisolta e custodita intatta per altri. E aveva perso la testa. Veronica è una bella donna, certo, ma non da perderci la testa. Sì, credo che anche John fosse della tua idea questa mattina. Una brutta storia. Sì, vado a fare due passi. Ti accompagno. Lascia che venga con te. Voglio star sola, Iva, non lo capisci? Sola con John, che è morto. Scusami, Arietta. Io non ti ho detto niente perché pensavo che non ne volessi parlare. Ma lo sai che mi dispiace molto. Che cosa ti dispiace? Che John sia morto? Mi dispiace per te, Arietta. So che hai avuto un grande dolore. Un grande dolore? Oh, Iva, ma io sono forte. So sopportare bene il dolore. E tu? Che cosa hai provato quando hai visto che era John morto? Sei stato contento, eh? Sei stato contento! Ma come fai a dire una cosa simile? Io e John Cole non avevamo molto in comune, ma... Avevate molto in comune? Piacevo tutti e due, questo non costituiva certo un legame tra di voi, al contrario. Henrietta, io soffro per la perdita che hai avuto. Soffro perché tu soffri. Io parlo di sofferenza. Che cosa vuoi dire? Un attimo. Tutto succede in un attimo. Respiri, parli, ti muovi, la morte è lì. La morte è lì. Continuo a ripetermi questa parola, vuoto. John, che era il più vivo di tutti noi, è morto. Me lo continuo a ripetere, è morto, morto! Eliana, ti prego, basta! Cosa pensavi, Iva? Che mi sarei seduto in un angolino e che mi sarei lasciata consolare da te? Da te che sei così gentile? È vero, Iva, sei gentile, ma non basta! Sì, lo so. Cosa pensi di quello che sta succedendo qui? John è morto e non interessa a nessuno tranne la guerra e a me. Tu sei contento? Mi c'è sconsolata, e a me preoccupata, Lucy sottilmente, squisitamente felice che una cronaca degna del suo giornale preferito sia passata dalla carta stampata alla realtà sotto i tuoi occhi. Non ti pare di un po'? Sì, è vero. Lo so che sembra violente e crudele, ma per me in questo momento tutto è assurdo, tutto tranne la morte di John. È ingiusto che proprio John, così pieno di vita, sia morto. Mentre io, che sono già mezzo morto, sono ancora qui. E invece sì, Arietta! Ci sono ancora tante pinne adesso. Oh sì, le tengo sempre.
una cesta piena vicino al camino. Come bello, Henswick. Peccato viverci da solo. Henrietta, è uscita? Sì. Strano, così freddo. Sì, Henrietta era molto sconvolta. Ma tu sapevi che tra lei e John Cole? Sì, certo, lo sapevo. Ma lo sapevano tutti, credo. Tutti tranne Gerda. Ma è vero! Caro, non fare così. Lui è morto, ma lei è ancora sua. Non ti prego. Come cambiate nei tempi di Henswick? Tutti siamo cambiati. Io no! Io sono sempre lo stesso. E io? Neanche tu sei cambiato. Non posso. Non mi guardi mai. Sono una donna. L'ispettore l'attende in sala da pranzo. Si arriva. Grazie. Grazie. Scusi, Gedeone, la signora Cole sta ancora riposando? Ma credo di sì, signorina. Il dottor Murdoch le ha prescritto alcune compresse e la signora Simmons è incaricata di dargliene una ogni due ore. Crede che debba salire a vedere come sta? Non credo sia necessario, signorina. Ci si può fidare della signora Simmons. Oh sì, ne sono sicura. Grazie, Gedeone. Grazie, signorina. Ma deve aver pure
pensato che avesse avuto una ragione per sparare al suo marito. No, io... Ebbene, signorina? No, non ho pensato niente di particolare. Quindi, per quanto ne sa lei, c'è la buona armonia tra i coniugi Cole? Oh, sì, certo. Ho capito, proseguiamo. Dopo che cosa è successo? Solari si è inginocchiato vicino a Cole. Ha detto che non era morto e ha incaricato Gedeone di chiamare subito il dottore. Gedeone? Il maggiordomo? Dunque c'era anche lui. Sì, c'era anche lui. E quando è andato a telefonare, John Cole ha aperto gli occhi. L'ho visto sussultare come se tentasse di compiere un ultimo sforzo, poi. Morto. È stato atroce. Non ha detto niente il dottor Cole prima di morire? No. Ne è sicura? Ha detto Henrietta. Sì, Henrietta stava proprio davanti quando ha aperto gli occhi. La vista lì è... Ho capito, signorina. Per ora può passare così, grazie. Vado a chiamare Henrietta. Sa, Eliana è molto distratta. Si dimentica sempre tutto a metà strada. Eliana è molto distratta. Per me è un po' strano. Ma, qui ciascuno dice una cosa diversa. Lady Angeter dichiara, ha mormorato qualche cosa prima di morire, ma non sono riuscita a capire quello che ha detto. Sia sorda? Ma non credo. Secondo Sir Henry, il dottor Cole ha pronunciato in modo chiaro il nome di Henrietta. E la signorina Harley mi ha confermato, ma solo quando gliel'ho chiesto io, non prima. Secondo Edward Angeter, John Cole è morto senza dire una parola. Gedeone non si ricorda. Qui tutti sanno qualche cosa, ma nessuno dice niente. Bisogna ragionarci un po'. Lei pensa che sia stata la moglie? Le mogli avrebbero spesso un motivo per sparare ai propri mariti. È per questo che si sospetta di loro. Mi sembra infatti che tutti pensino che sia stata lei. Lo pensano o vogliono pensarlo? Cioè? C'è una gran solidarietà familiare in questa casa. Sono tutti parenti. L'unica estranea è la signora Cole. Credo che tutti sarebbero felici di sapere che c'è stata lei. Ma non è sicuro, vero? In realtà potrebbe essere stato chiunque. Non c'è nessuno che abbia un alibi e non c'è la possibilità di verificare i tempi e i luoghi. Non ci resta che prendere in esame le varie vie di entrata e di uscita. Dunque, l'assassino, dopo aver sparato dalla terrazza, dopo aver fatto il giro per rientrare di lì. Il sottobosco arriva fino sotto la casa. Si va dappertutto, alla fattoria, a grazia, a passeggio, senza che nessuno ti veda. Si potrebbe giocare a nascondino per ore. La rivoltella è quella usata per il tiro a bersaglio. Potrebbe averla presa chiunque. Senza contare poi che le uniche impronte rilevabili sono quelle della signora Cole e di Henrietta Angeter. Dobbiamo cercare di capire chi era in realtà John Cole. Quando sapremo tutto di lui, ci sarà più facile capire chi l'ha ucciso. Prenderemo informazioni a Londra, interrogheremo la sua segretaria e i domestici. Qui in casa come è andato con i domestici? Per ora non ho ricavato molto. Della caduta. Sì, per un giardino, nella parte coltivata rosa, e là.
descrivermi esattamente quello che ha visto. Sì. Si era che Gedeone era una turbi sul corpo di John Cole. La signora Cole era venuta loro e rimase la E ha pensato che fosse stata lei a sparare? Perché ha dovuto pensarlo. Lo ha pensato o no? No. E che cosa ha pensato? Direi che non ho pensato a nulla. Tutto era successo così all'improvviso. Si era che ha detto Gedeone di chiamare il dottore e Gedeone ha telefonato. Che altro c'era nella stanza? C'erano tutti. Mi pare. No, no, chi guarda è entrato dopo di me. E da che parte è entrato? Dalla terrazza. E dopo cosa è successo? E dopo John è morto. Ha ripreso conoscenza prima di morire? Oh sì, ha rimasto gli occhi. E ha detto qualche cosa? Ha detto Arietta. Lei lo conosceva bene? Sì, molto bene. Non ha detto altro? No. Poi che cosa è successo? Lasci pensare. Il gatto si agitava, aveva ancora in mano la rivoltella. Temevo che potesse partire un colpo, così ho cercato di tranquillizzarla, l'ho accompagnata a sedere e ho preso la rivoltella. Lei era molto amica del dottor Cole e di sua moglie. Non è facile rispondere, scrittore. Perché? Perché ero l'amante di John Cole. Questo deve scrittore, lui voleva sapere. Le sono grato per la sua franchezza, signorina. È per noi necessario conoscere tutte le circostanze. Però è strana la morte di John Cole, invece un altro fatto come potrebbero essere. Sarei grato se potessero arrendere la testa. No, non vado solo per me, ma anche per la signora Cole, che altrimenti avrebbe un altro inutile dolore. La signora Cole non sapeva della sua relazione con il marito? No. Ne è sicura? Sicurissima. E da quanto tempo durava questo amore tra lei e il dottor Cole? Da 6 mesi, ma non penso che la parola amore non capisco. Provi a pensarci. Non avete preso in considerazione l'eventualità di un divorzio? No, assolutamente no. John Cole aveva avuto altre amanti e io facevo parte del numero. Credo che amasse soltanto la moglie, solo che con lei non riuscivo a parlare del suo marito. Era un uomo dall'intelligenza brillante. Stava facendo delle ricerche su una malattia dalle origini sconosciute. E a lei questo poteva bastare? Certamente no. Però lo amavo. Mi faceva piacere dargli quello che desiderava. Capisco. Davvero? Avevo quasi dimenticato che stavo parlando con un poliziotto. Perché? Non siamo poi così diversi dagli altri uomini. Veniamo a sapere molte più cose. Forse perché siamo degli ascoltatori imparziali, come i preti. Sì, credo che conosciate bene l'animo umano. Dunque, settore, lei ora sa perché prima di morire ha detto la rietta. È solo particolare, signor Presidente, ma vorrei capire il motivo per il quale lei ha tolto dalle mani della signora Cole la rivoltella. Glielo detto, si agitava, temevo che potesse partire un colpo. La rivoltella era stata usata poco prima per tirare l'avversario. Le uniche impronte rilevabili sono quelle della signora Cole e naturalmente le sue. Sarebbe stato meglio che nessuno avesse toccato quell'arma. Però non si arriva a pensare in certi momenti. Vuole sapere altro? No, grazie signorina, per il momento no. Mi ha detto niente di interessante? Era l'amante di John Cole. E questo spiega perché prima di morire il dottor Cole abbia pronunciato il nome di Arietta. È possibile. Ma forse non è così. Come? Forse era un'accusa. Potrebbe averlo ucciso lei? Non è escluso. Io scommetto che è stata la moglie, se avesse saputo della relazione tra Cole e Arietta, ecco che avremmo il momento di cui cerchiamo. Secondo Arietta non lo sapeva. Come si può essere sicuri? Qualcuno gliela può aver soffiato all'orecchio. Arietta non sarebbe riuscita a nascondere i suoi sentimenti. Non ne sarebbe stata capace. Gli altri non penso si possa sospettare. Apparentemente nessuno aveva un motivo per uccidere il dottor Cole, ma ci sono ancora tante cose che non sappiamo.
e tutti qui parlano con estrema prudenza. Non riesco a capire che ragioni avrebbero avuto Severi e Liliane di uccidere John Cole. Né loro né la ragazza, Mitch. Ma non dimentichiamo che alla domanda, se il dottor Cole avesse pronunciato qualche cosa prima di morire, il dottor Langer aveva detto no, non ha parlato, mentendo, perché sia Sir Henry che la signorina Henry hanno dichiarato che il dottor Cole ha pronunciato in modo chiaro il nome di Henrietta. Allora lei pensa che il dottor Langer sia un debole per Henrietta? Già, è proprio quello che penso. E ha cercato di non qualcosa. Sì. Può essere un'idea. Un'idea che induce a sospettare un'altra persona. Il dottor Langer? Sì, ha un carattere fragile. E se veramente amava Henrietta e aveva scoperto la sua relazione con il dottor Cole, può darsi che abbia commesso una sciocchezza. E abbia tolto di mezzo il rivale. Non sarebbe il primo. Quindi i sospetti si accentrano su tre persone, Henrietta Hamilton, Edward Hamilton e la signora Cole. Cara Penny, non poniamo limiti all'immaginazione. Questa... che cos'è, secondo lei? Una borsetta. Senza dubbio. L'abbiamo già esaminata nel controllare questa stanza. Contiene 2 sterline, 10 scellini, 7 scellini, moneta, un rossetto, un portacifra, un accendino d'argento, un fazzolettino di pizzo. Gli oggetti sembrano di buona qualità, costosi, deve essere la borsetta di una del signore, non mi sono informata, non mi è sembrato così importante. Dunque, questa borsetta secondo lei appartiene a una delle signore della casa? Sì, lei non è d'accordo? No. Ma mi baso solo su un ragionamento di carattere estetico. Vede, la borsetta è troppo di cattivo gusto per Lady Angel, troppo cara per la piccola Midge e troppo alla moda per la signora Cole. E anche troppo appariscente per Henrietta Angel. Quindi direi che non appartiene a nessuna delle signore della casa. È una borsetta che fa pensare. Ma non dovrebbe essere così difficile comprendere. L'importante è che non contiene niente di così straordinario. Ne è sicura. Ma sì. Ha suonato, signor Settore. Sì, Gedeone. Lei sa di chi è questa borsetta? No. Non mi pare di averla mai vista. Lo chiederò alla cameriera di sua signoria. Può darsi che lei lo sappia. Grazie. Ripensandoci, forse potrebbe essere, e è solo una mia idea naturalmente, quindi capito. Ecco, potrebbe essere la borsetta della signora Veronica Cray. Veronica Cray? E da dove parti? Sì, abita la Colombaia, il cottage sul fondo viale. Ed è stata qui? Sì, signor ispettore, ieri sera. E aveva questa borsetta? No, signor ispettore, era in abito da sera e aveva una borsetta di lustrini. Ma potrebbe essere tornata questa mattina. E quando? Verso mezzogiorno. Lei l'ha vista? Io no. L'ha vista l'aiuto cameriera dalla finestra. Mi piace il cinema ed era molto eccitata. Andrò a parlare. Lady Angel non mi aveva detto che la signorina Cray era stata qui? Non credo lo sapesse. E chi era venuta a cercare? No? Saprei, signor ispettore. Sì, Gedeone. Questa mattina presto, dalla Colombaia, hanno portato un biglietto per il dottor Cole. Il dottore ha risposto che non c'era risposta. E dov'è adesso questo biglietto? Forse potrei ritrovarlo. Ho buttato via poco fa il cestino della carta straccia. Cerchi di farmelo avere subito. Grazie. Sì, signor ispettore. Quindi? Sì. Il dottor Cole conosceva la signorina Cray? Parrebbe proprio di sì, signor ispettore. Ieri sera, dopo cena, è andato a trovarla. E a che ora è rientrato? Non saprei, signor ispettore. Io a mezzanotte e un quarto, quando sono andato a letto, ho lasciato aperto la porta laterale come aveva chiesto Sir Henry. E fino a quel momento il dottor Cole non era ancora rientrato.
ucciso. Come mai sa che nome? Mi piacciono i bei figli. Grazie. Lei è molto gentile. Sono tornata in Inghilterra proprio per girare un film. Lei conosceva il dottor Cole? Non lo vedevo da anni e ieri sera appena sono entrata me lo sono trovato davanti. Mi ha fatto piacere rivederlo. Molto. Sempre bello rivedere un vecchio amico. So che più tardi è venuto da lei, al cocktail. Sì, gliel'avevo chiesto io. Abbiamo ricordato la nostra giovinezza. E a che ora se n'è andata? Non lo so, abbiamo parlato a lungo. Sempre della vostra giovinezza? Sì, e di tutto quello che avevamo fatto in questi anni. Lui si era fermato nella sua carriera e si era anche sposato. Lei non conosceva lui? No, me l'aveva presentata solo ieri sera. Ma mi è parso di capire, non da quello che diceva, ma da quello che lasciava intuire, che la sua vita matrimoniale non fosse molto felice. Ah sì? Doveva aver sposato una di quelle donne insulse che non sanno far altro che essere gelose. Sa, una gelosia è cattiva consigliera. E avrebbe avuto qualche motivo la signora Cole per essere gelosa? Non lo chieda a me. Non solo ho avuto l'impressione che negli ultimi tempi il loro matrimonio avesse subito qualche scossa. Crede che sia stata moglie a ucciderlo? Sinceramente non lo so, è stata la mia cameriera a dirmi che hanno trovato la signora Cole con la rivoltella ancora in mano. Ma sai, in paese ci offrono una quantità di notizie false. Questa non è una notizia falsa. Forse la signora Cole aveva scoperto la relazione tra John e la scultrice. Mi scusi, signorina. E veramente io l'ho venuta a riprendere la sua borsetta. È sua, vero, questa borsetta? Grazie. Un momento solo, signorina, si sieda. Devo farle ancora qualche domanda. Dunque, il dottor Cole è rientrato alle 3 del mattino. Non le pare un'ora un po' strana? Avevamo parlato di tante cose. Me l'ho già detto. Non mi era neanche accorta che fosse così tardi. Ed è stata l'ultima volta che ha visto il dottor Cole? Sì. Ne è sicura? Certo, ne sono sicura. E questa per sempre. E devo averla dimenticata ieri sera quando sono venuta a prendere i fiammiferi. È un po' grande e pesante per essere una borsetta da sera. Secondo me l'ha lasciata qui questa mattina. E che cosa glielo fa pensare? In parte questo biglietto. Vieni da me questa mattina, devo parlare. Però, due parole asciutte, non è vero. Ma il dottor Cole non è venuto e non ha neanche risposto. Così è venuta lei a cercare. Così. Ma come farà l'ispettore? Lei sa proprio tutto. Non tutto. Che cosa è successo quando lei è venuta qui? Avete litigato? Beh, non si può dire che abbiamo litigato. Il povero John. Perché povero John? Non volevo parlare con lei. Non mi sembrava giusto. Dica, signorina. John pareva un pazzo. Un pazzo. Da principio era stato innamorato di me. E ora voleva lasciare moglie e bambini. E pretendeva che anch'io divorziassi per sposarlo. Non sapevo, non pensavo di poter sconvolgere la vita di un uomo fino a questo punto, ero spaventata. Capisco, così all'improvviso quando uno meno se lo aspetta. Appunto. Eppure ci sono uomini che non sanno dimenticare, sognano, fanno progetti. Uomini e anche donne. Sì, anche donne, credo. Insomma, questo era lo stato d'animo di John. Io avevo scritto per non lasciare le cose a metà. Ma lui non mi ha ascoltato. Ed ora è morto, io sono molto infelice. Ma nell'uscire lei ha detto, ti odio. Non sapevo che sarei arrivata tanto ad odiare qualcuno. Non ho mai pronunciato una frase simile in vita mia. Dove raccogliete le informazioni da pettegolezzi dei domestici? La sua minatrice, signorina Craig, aspettava un momento per chiedere un autografo. Ha sentito buona parte di quello che è stato detto in questa stanza. Tutte storie, posso vedere la mia borsetta? Certo, signorina. Dovremmo però farvi vedere la rivoltella. La rivoltella? Sì. Non sapeva che c'era una rivoltella nella sua borsetta. Ma quella rivoltella non è mia! Non era nella mia borsetta, io non l'ho mai vista! È una 38 Smith & Wesson, dello stesso calibro del proiettile che ha ucciso il dottor Cole. Ma non penserete di accusarmi! Voglio parlare con un avvocato! Non dirò una parola di più!
risparmiamoci i sei in manca, niente mai come appare, tutto il resto viene in conseguenza. Lo so, e me lo chiedo io. Vuol dire che invece non era quella? È arrivato il risultato della prova balistica.
Il proiettile che ha ucciso il dottor Cole non è partito da quella rivoltella. Mi sembra così strano. Infatti è strano, perché il calibro è lo stesso, ma l'arma certamente no. Ispettore, perché lei pone come presupposto che l'arma del delitto debba appartenere alla mia collezione? No, io non ne sono affatto sicuro. Vorrei che lei controllasse se tutto è a posto. Vado a controllare immediatamente. Le darò una risposta tra poco minuto. Non sa niente. Già, a quanto pare non sa niente. A che ora è in testa? A mezzogiorno, ma abbiamo ancora tanto tempo. Ci sarà un procedimento sommario e un aggiornamento della pratica. Spero che poi non sia stato già informato. Lei parte, signorina Arge. Sì, devo tornare in città subito dopo l'inchiesta. Mi dispiace, ma devo chiederle di rimanere qui per oggi. Non posso. Lavoro in un negozio di abbigliamento e se non sarò lì per un mezzo succederà un pasticcio. Dica che è stata costretta a rimanere per ordine della polizia. Ah, non la posso lasciare lo stesso. Mi dispiace lasciarci andare quindi soli, amici. No, certo. Ispettore, ho controllato. Effettivamente manca un'altra 38 Smith & Wesson dalla mia collezione. Un'arma che tenevo custodita in un fodero di cuoio. Ed è per caso questa? Ma sì, ma è questa, dove la trovate? Per ora non ha importanza. L'importante è sapere che questa è l'arma con la quale il dottor Cole è stato ucciso. Posso parlare con il suo maggiordomo? Certamente. Devo farlo venire qui? Sì, grazie, Sara. Vittore, vuole che rimanga o che gli vada? Vede, ci terrei a rimanere. Gideon è con noi da molti anni ed è una persona che stimo molto. Sì, preferisco anch'io che lei rimanga. Grazie, ispettore. Ha chiamato, Sperate? Sì, Gideon. Gideon, lei possiede un'arma da fuoco? No, signor ispettore, io non possiedo armi da fuoco. Mi sono affacciata alla ringhiera delle strade e ho visto il signor Gideon in piedi, con una rivoltella in mano. Aveva un'aria così strana. Evi, me ne ero dimenticato. Mi dispiace. Vuole dirci esattamente quello che è successo? Sì, signor ispettore. Vede, era circa l'una di sabato. Io avrei dovuto servire la colazione. Ma date le circostanze era impossibile mantenere le abitudini della casa. Passando per l'anticamera notai sul cassettone di quercia una delle pistole di Sir Henry. Era una piccola Derringer. Ed mi è parso molto imprudente lasciarla lì. Così l'ho presa, l'ho riportata nello studio e l'ho messa a posto. Devo aggiungere, signor ispettore, che non mi pareva d'avere un'aria così strana. E adesso dov'è questa pistola? Credo sia ancora nello studio, posso andare a controllare. E per caso questa? Signor ispettore, no. Quella è una 38 Smith & Wesson. L'altra era molto più piccola, era una Derringer. Lei se ne intende di armi da fuoco, comunque. Ho fatto la guerra del 15-18. Quindi, per quanto ne sa lei, la pistola era sul cassettone di quercia in anticamera? Sì, signor ispettore. Che piacere rivederla, ispettore. Ma cos'è questa storia di Gedeone della pistola? Ho trovato la bambina, Doris. Secondo me ha fatto bene a dire quello che sapeva. Forse no, non lo so. Ma lei, Gedeone, cosa stava dicendo a proposito della pistola? Vede, Milady, stavo dicendo che ho trovato la pistola nell'atrio. Mi è parso molto imprudente lasciarla lì. Così l'ho presa e l'ho rimessa a posto. Lo stavo spiegando al signor ispettore. Non avrebbe dovuto farlo, Gedeone.
che lei cerca sempre di evitarci noie e preoccupazioni. Ma ora vada, vada pure, parlerò io con l'ispettore. Sì. Che delicatezza da parte di Gedeone, che spirito di re feudale. Ho l'impressione, Lady Amberdell, che lei sappia molto di più di noi, quella rivoltella. Appunto. Io so che Gedeone non l'ha trovata nell'acchio, ma l'ha trovata nel cestino sotto le uova. Quali uova? Il cestino che ho preso dalla fattoria con le uova. Devi spiegarti meglio, Lucy. Ma è semplice, Harry, la pistola era nel cestino sotto le uova. Quale cestino e quali uova? Il cestino che ho preso dalla fattoria. Io ci ho messo sopra le uova e non ci ho pensato più con la storia dell'omicidio del dottor Cole. Più tardi ho raccomandato a Gedeone di imporle. E lui mi ha detto che aveva pensato a tutto. Solo ora mi viene in mente che mi ha detto con un'enfasi esagerata. Forse per farmi capire che aveva trovato la pistola e l'aveva rimessa al suo posto. È stato bene leale da parte di Gedeone, ma forse anche un po' assurdo, perché lei è l'ispettore che è venuto qui per sapere la verità, non è così? Certo che voglio sapere la verità. Appunto. Secondo me che ha fatto? Non lo faceva sul serio. Se è stata la povera Gerda, poi ne sono sicura. Avrebbe di certo sbagliato la mira come logico per una come lei. Certo che deve essere già brutto per dei bambini che tirino una rivoltellata al loro papà. Ma se poi gli arrestano anche la mamma perché è stata lei a sbaglio, non so immaginarmi niente di più. Pensate mai a queste cose voi della polizia? Per ora non abbiamo ancora arrestato nessuno. Meno male, so che lei è un tipo molto sensibile, professore. Grazie, Lady Angel. Ora però avrei bisogno di sapere una cosa. Lei l'aveva usata per la rivoltella? Non è una rivoltella, è una pistola. Sì, me l'ha detto Gedeone. In conclusione, lei l'aveva usata per tirare il bersaglio? No, l'avevo preso dallo studio prima di andare alla fattoria. Sir Harry, posso sedere? Certo. Perché? Lo sapevo che mi avrebbe detto. E una risposta ci deve essere davvero. Che ne pensi, Harry? Cara, penso proprio che una risposta dovrebbe esserci. Eh già. Qualcosa dovrò pure aver pensato quando ho preso la pistola, l'ho messa nel cestino per andare alla fattoria. Che cosa avrà pensato, Harry? Mia moglie è molto distratta, ispettore. Sì. E perché mai avrò preso la pistola? Non ne ho la minima idea. Facciamo come se qui fosse lo studio, ho aperto il cassettino, ho preso la pistola e mi è sempre piaciuta quella piccola Derringer che è molto maneggevole. L'ho messa nel cestino e sono andata alla fattoria e poi avevo mille cose per la testa, la siepe di rose e la signora Midway che doveva fare un negro in camicia nella camicia del dottor Cole. Un negro nella camicia? Sì, il negro in camicia è un dolce al cioccolato. Era molto goloso. In conclusione, lei l'ha caricata questa pistola? Vuol sapere se l'ho caricata? Le farà strane, ma non me lo ricordo. Dovrei parlare ancora con il suo maggiordomo. Se dovesse venirle in mente qualche cosa, Lady Angerton, me lo faccia sapere. Certo, non dubiti. A volte mi torna in mente tutto così all'improvviso. Sì. Ho sempre pensato che fosse il tipo di incidente più ovvio e poi avremmo detto, oh,
Dio, Lucy! Oh, Harry, sono sempre stata così preoccupata per Hedwig. Hedwig, ora capisco. Tu ami troppo quella casa, Lucy. Harry, tu e Edward siete gli ultimi della famiglia Angerton. E se Harry non si sposa, finisce tutto. Lui è sempre stato così testato, proprio come mio padre. Se riuscissi a sposare Pietra finalmente, io ho sempre pensato che non ci restava per sbarazzarci di John Cole. Io sono sicura che Pietra e tua non piace. Ci voleva solo un po' d'aiuto. Lucy, sei stata tu. Oh, non penserai che davvero io abbia potuto uccidere John Cole? Certo, mi era venuta l'idea di un incidente, ma poi mi sono ricordata che John Cole era nostro ospite e certo non si invita qualcuno a casa propria per attirarlo dietro un cespuglio e prendi la testa. Non pensarci più, John. No, non sono stata io e non preoccuparti. Lucy, mi preoccupo sempre di quello che può passarti per la testa. E fai male, molto male. Si accomodi, Madame Rose. Vado ad avvisare la signorina Mitch che lei è qui. Madame Rose, lei è qui. E quindi c'è stato quel delitto? Sì, l'ha letto sul giornale. Certo, che cosa penseranno i miei clienti quando sapranno che lei è coinvolta in un omicidio? No, Madame, io non c'entro. Lei non c'entra, ma l'episodio è spiacevole. Il delitto non è mai un episodio piacevole. Oh, per me sarà emozionante trovarsela di parte della cronaca. Le assicuro di no, Madame. Non pure quello che vuoi, ma tenga presente che se non torna entro domani può considerarsi licenziato. Chissà quante ragazze sarebbero felici di prendere il suo posto. Ma no, Madame, non faccia così, io le chiedo scusa. Proprio domani, che mi racconti tutti i particolari, o le consiglio di non farsi vedere. Arrivederci. No, Madame, parliamone. Potrebbe... Posso fare un dove? Ma chi era? La proprietaria del negozio dove lavoro. E perché non è mandata al diavolo? Per non farmi licenziare. Mitch, non sopporto di vederla così sottomessa. Tu non puoi capire, Ivan. L'orgoglio è un lusso. Sì, ma ci sarà qualche lavoro anche più interessante. Ogni giorno il Times pubblica una fila di annunci di gente che cerca un lavoro interessante. Hai ragione. Qualche volta, Ivan, mi fai proprio perdere la pazienza. Tu non sai cosa vuol dire trovare un lavoro e dover cercare di non perderlo. Al negozio ho un orario discreto e uno stipendio ragionevole. Ah, lo stipendio, scusa. Che brutta parola, vero? Ma come vivrei se non avessi uno stipendio? Beh, Harry e Lucy potrebbero... Ne abbiamo già parlato. Harry e Lucy, certo, potrebbero aiutare, ma non sarebbe giusto. Mitch, tu sei una cara e ridicola bambina. Forse sono ridicola, Riva. Ma certamente non sono una bambina. Hai ragione, non sei una bambina. Ma non è giusto che tu debba sopportare tanta volgarità e villania. Vorrei portarti ad Enzo per farti dimenticare questa umiliazione. Perché non ci queste sciocchezze? Credi di rendermi la vita più facile ricordandomi che al mondo ci sono luoghi come Enzo? Credi che ti debba ringraziare perché dici che vuoi farmi dimenticare l'umiliazione? Che frase carina. Peccato che non significa proprio niente. Vinci. Non sai che dare l'anima della sua vera ancora in questo momento. È una crudeltà da parte tua, Igor, dirmi parole che non pensi. Io ne parlo sul serio, amici. Vieni con me adesso. Andiamoci adesso, subito. Amici, muore. Ma che coglione sei. Ma io parlo sul serio. Ci fermerebbe la polizia. Già, questo è vero. Scusami se ti ho sgridato, Igor. Non muore in quella casa, vero? Sì, ma mi sono rassegnata e non ti tornarci più. Perché? Lo so che adesso... Adesso non possiamo andare via perché c'è la polizia, ci fermerebbe, c'è richiesta, ma io vorrei che tu venissi a Enzo, con me per sempre. Per sempre? Amici, vuoi sposarmi? Ma che cosa dici? Un niente di romantico, amici, io sono
Io sono molto noioso, leggo libri noiosi, scrivo noiose e delle altre sciocchezze. Però ci conosciamo da tanto tempo, forse cancellerà i miei difetti. Mi chiedi se voglio sposarmi? Parli di accettarmi. Arriva, mi offre il paradiso come si offre un panino. Sei rotto dentro, non si deve fare. Non riusciranno mai. Ma di che ci sposiamo? Ti sposate? Oh, cara, che felicità! Come sono lieta! Così resterai con noi e non dovrai più tornare in quell'orrendo negozio. Vi sposerete qui, vero? Così è, ti accompagnerà all'altare. Speriamo solo che dall'ultimo matrimonio i pantaloni fieri mi vadano ancora bene, perché vorrei proprio che si godesse la cerimonia. Quanto al mio vestito! Come sarà il tuo vestito? Azzurro. Azzurro come le ortensi e metterò la mia volta argentata. Ho deciso. Peccato che sia morto Gianco. Una morte inutile. Però che un weekend emozionante, un delitto e ora la matrimonio. Vecchio ispettore, sa cosa hanno combinato questi due ragazzi? Si sono fidanzati e si sposeranno presto. Davvero? Congratulazioni, grazie. Io vado a prepararmi per l'inchiesta. Non ho mai partecipato all'inchiesta. E proprio mi bocca te, quei due. È innamorato di questa, non dell'altra. Già, pare proprio di sì. Allora non abbiamo più motivo di sospettare di lui. Chi resta? Non dimentichiamo che per quella storia della pistola nel cestino delle uova abbiamo solo la testimonianza di Gedeone. Perciò la questione rimane aperta. E poi c'è il fodero. Il fodero? Eh sì, Sir Harry ha detto che la pistola era custodita in un fodero di cuoio marrone. Dov'è? Dov'è? E mi aspettavo una risposta e non solo da lei. Sarebbe ora di andare, sono sparito. Edward! Nietzsche! Allora è vero quello che mi hanno detto? Sì, grazie. È una bellissima notizia. Grazie. Scusate, vado a prendere l'automobile. Sei contento davvero, Harry? Da tanto tempo non avevo una notizia così bella. Tu non sai quello che significa per Lucy. Lei pensa sempre a Lesu. Ma Lucy voleva che Edward sposasse la Rietta. Credi che le dispiace che invece sposi me? Ma cosa dici? Lei voleva solo che Edward si sposasse. Poi se vuoi il mio parere, tu come moglie vali molto più di Arietta. Ma il nome di Edward è sempre stato legato a quello di Arietta. Shhh! Infatti sentire dalla polizia. Il vostro fidanzamento è quanto mai opportuno. Libera Edward da ogni sospetto. Ma cosa c'entra Edward? Nessuno sospettava di Edward. Scusa Gerda? Direi che il primo ad essere sospettato dalla polizia era la povera Edward. Rimanga tra noi, ma Edward detestava John Paul, non si può negarlo. Sì, la sera dopo il delitto. Allora, è per questo. Henry, Gerda viene con me, in condizioni pietose. Non reggerebbe la compagnia di Lucy. Andiamo via subito. Sì, bisogna che ci muoviamo anche noi. Sei pronta a costruire? Congratulazioni, Mincia. Ho avuto la bella notizia. Allora, sei salita su un tavolo e ti sei messa a urlare? Credo proprio di sì. E l'avevo detto che con uno come Edward era l'unica cosa da fare. Ma lui amerà sempre solo te. Ma non dire assurdità. Non sono assurdità. Certe cose si sanno. Ma non ti avrebbe chiesto di sposarlo. Forse me l'ha chiesto perché gli è parso prudente. Non capisco. Henrietta? Arrivo, Gerda. L'automobile è qua fuori. Scusami, io vado fuori, sì. Ma perché qui? Sai, è sempre distratta, si agita. È meglio che vada con lei. Dice, ma è successo qualche cosa? No, per ora no, dobbiamo andare. Allora c'è davvero qualcosa che non mi vuol dire. Lasciami stare, io ti prego, lasciami stare. Ma perché? Cos'è successo? Ti ho forse costretto a
facciamo. Ne riparleremo quando tutto sarà finito. Ma perché? Per ora è meglio che tu sia fidanzato con me. Poi proveremo il fidanzamento. Ho capito, è subito importante, ma non basta. Non basta. Hai ragione. Vai, che gli altri ti stanno aspettando. E tu? Io rimango qui. Rimango qui, verrò da solo perché tanto sono abituato. Thank you.
faccio. Dove si faccio? La croce sul cuore. Perché non va a piangere. Ma cosa farò senza Gio? Ma ci sono i bambini, Gerda. Sì, ma pensavo sempre a tutto, Gio, anche per me ora sono sola. Non so, Gerda. Gerda, vorrei chiedervi una cosa. Dove hai messo il foglio? Il foglio? Sì, quello della seconda rivoltella. La rivoltella che hai preso dallo studio di Henry. Era nel fodero. Dove hai messo? Il fodero? Guarda, me lo devi dire. Non resta a posto. Hanno dei sospetti, sì, ma non hanno prove. L'unico rischio però il fodero. Ce l'hai ancora tu. Dove l'hai messo? L'ho fatto pezzi, l'ho messo nella mia borsa. Il treno è venuto via, io, Gerda. Comunque, sei stata furba. Certo, non sono stupida come credono. Quando ho scoperto che sono stata io a sparare a John? L'ho sempre saputo, Gerda. Quando John, prima di morire, mi ha chiamato per nome, ho capito quello che voleva da te. Voleva che mi proteggessi, perché non si sospettasse di te. John ti amava, neanche lui sapeva quanto. Oh, John. Sì, Gerda, capisco. No, ma vuoi capire? Era tutto falso, tutto. Io lo adoravo. Lo avevo messo su un altare. Per me rappresentava tutto quello che di buono e di onesto c'era in lui. Ma lui non era così. Era un uomo, Gerda, non era un Dio. Era un bugiardo. La sera che quella donna, quell'attrice, è venuta qui, io ho visto come la guardava. La sera poi dopo cena è andata da lei e non tornava mai indietro. Io l'ho letto, non riuscivo a dormire. Le ore passavano e lui non tornava. Allora mi sono vestita. Ho fatto le scale di tutte le piedi e sono arrivata fino alla cottage. Le finestre davanti erano chiuse. Allora ho fatto il giro da dietro. Dietro erano aperte. Ho guardato. Ho guardato. E ho visto! Guarda! C'è la guarda! Io credevo tutto a me, Gio. Tutto a me stessa. Ma lui era un bugiardo. E mi sono trovata là nel bocco. Ora capisci perché ho dovuto ucciderlo, vero? Quando arriva, te ne avevo bisogno. Lo porteranno subito, Gerda, ma va avanti. Credeva che fossi stupida da bambina. Mi dicevano, no, è meglio che Gerda non faccia niente perché ci mette troppo tempo. Oppure, quando parli con Gerda sembra che neanche capisca quello che le dici. Non si rendevano conto che così diventava ancora più stupida. Più tardi però ho trovato il modo di approfittare. Mi sono finta più stupida di quanto ero. Quando parlo, faccio finta di non capire. E dentro di me dico perché ne so più di loro. Ma già non importava che fossi stupida i primi tempi. Mi diceva di non preoccuparmi, che aveva pensato tutto lui. Solo quanto aveva tante cose da fare, perdeva la pazienza, io ce ne stavo male. Però mi consolavo e mi dicevo che non era colpa mia se lui era più buono, più intelligente di tutti gli altri. Ma lui non era così. E quando me ne sono accorta, l'ho ucciso. Sapevo che dovevo stare attenta perché non è facile imbrogliare la polizia. Avevo letto in un libro giallo che si poteva capire da quale pistola era partito il colpo. Così ho sparato a John con una rivoltella che avevo preso dallo studio di Henry, ma vicino a lui ho lasciato quell'altro. Ho fatto di corsa il giro della casa, sono andata da quella porta. Mi sono avvicinata a John, gli ho raccolto la rivoltella. Ho pensato che inizialmente avrebbero sospettato di me, ma vedendo che poi era rivoltella,
Ho aspettato che qui non ci fosse nessuno. Sono entrata e ho nascosto la rivoltella nel suo borsetto. Non capisco perché non l'hanno vista. Dovevano restare, non va solo l'ucciso Gio. Hai tolto le impronte della rivoltella che hai usato per sparare? Certo. Ti ho detto che sono più furba di quanto sapevo. Però non ho pensato al fuoco. Ce l'ho io adesso, Gatta. Secondo me non sono dei rischi. Per distrarmi un po'. Andare magari lontano, in campagna, con i bambini. Sì, forse hai ragione. Però non so dove andare. Pensavo sempre a tutto ciò. Ma di testa. Vado a prendere la gara. Grazie, arrivo un secondo. Quale sarà la prossima?
John una volta mi aveva detto che se fosse morto avrei dovuto scolpire un'immagine di dolore. È quello che farò. Oh, ispettore, che inchiesta meravigliosa, proprio come nei libri gialli. Oh, è morta. È una fortuna che sia tutto finito. O forse no, non lo so. Again.